Ce la sono diventati tutti buoni. Questa è una città che ha ancora bisogno di cambiamento. No, hai capito quelle frasettine Quella un frase po' dove c'è, dure, sì, ecco a che Imola delle c'è. volte c'era anche da pensare di scriverle meno, comunque abbiamo No, scritto. no, ma quelle frasi le pensavo, le ho dette e le pensavo, non è che siano frutto di affanno di fantasia. E quindi ancora E così, hai quindi avuto in 7 mesi, hai avuto la conferma di quanto sono cattivi. in 7 mesi, perché 7 mesi? Ma si è No, non so, votato per febbraio, cos'era, a maggio, eh? fine febbraio? Era maggio, Abbiamo no, votato scusate. a fine di Siamo maggio. Infatti dicevi 7 mesi e io mi chiedevo, ma non abbiamo Contavo le politiche, siccome ne abbiamo votato. avute tante, scusate, contavo le politiche di Sono fine passati 3 mesi. febbraio. Ah, dai, si è votato a fine maggio. Sì. No, Quindi meno male che mi giugno, hai luglio, spiegato. agosto, 3 mesi e mezzo. No, contavo fine veramente. 3 mesi e mezzo. Sì, No, no, no. no, no, dai. Mi sono potevate fermarmi prima. Potevi dire, No, fai tanto la curva, stai sbagliando di meno. No, no, vabbè, ma questa volta saremmo possiamo sempre sbagliati andare a fare rispetto a le nessuno, elettorali. però. Allora, tornavamo. È vero, era fine maggio, 26 maggio. 26-27 maggio. Non c'è E io ancora stato il neanche 23 tempo di di febbraio. poi portare tante cose. Vabbè, comunque No, ok, io penso che questi. ci sia veramente ancora molto da fare, Perché basta poi anche poco, la realtà nuova capisci subito anche come se non importano 7 mesi. il gruppo consigliare di maggioranza, secondo me, ha degli aspetti di discontinuità rispetto al gruppo precedente importanti. Cioè? Ci sono delle persone, dei giovani consiglieri che hanno una freschezza di idee, che hanno la propria autonomia di pensiero, che dimostrano di avere competenze e qui I giovani consiglieri del PD sono sì, competenti? alcuni, ti sto dicendo, alcuni di questi dimostrano di avere delle qualità, delle capacità che favoriscono sicuramente un rapporto diverso da prima. Però c'è ancora molta strada da fare. Non credo che. Non era questa la domanda. Cosa c'entrano i consiglieri? Tu dicevi lo stile dell'amministrazione, cioè d'avere paura ad essere contro, perché poi dopo ti facevi anche gli esempi, non mi ricordo, non ti fanno lavorare o tutte queste cose qua. Ecco, in questi pochi mesi però ti sei reso conto che può essere ancora così? Hai avuto segnali o era una cosa buttata al vento la No, tua? non era una cosa buttata al vento, allora era così, la fotografia era quella. In 3 mesi è chiaro che non cambia il mondo, oltretutto in 3 mesi estivi, però gli annunci fatti anche dal primo cittadino nella presentazione della linea del suo mandato il 24 di giugno sono annunci che lasciavano e lasciano quantomeno aperta una speranza che ci sia una inversione di tendenza e quindi più libertà e E quindi cioè, e gli annunci fatti quando? nella presentazione delle linee di mandato Quelle che voi stavate nel Consiglio in campagna Comunale. elettorale erano quelle le linee, le ripetevi in campagna elettorale, le attaccavate, quindi che cosa è cambiato? Cambia che politicamente lui ha fatto delle aperture. E erano le stesse cose che diceva in campagna elettorale? Io in campagna elettorale non glielo ho sentito dire. Sì, ha fatto 1000 conferenze stampa presentando queste linee qua. Sì, però naturalmente in Consiglio Comunale ha aggiunto e ha detto che la disponibilità al dialogo con le forze politiche in Consiglio Comunale da parte dell'attuale giunta ci sono e quindi mi sembra che sia un'apertura significativa questa. E hai verificato che c'è questa disponibilità o era una buttata? No, io ho verificato, come ti ho detto prima, nelle chiacchierate fatte con lui, che rispetto all'occasione principale qual è? È il bilancio, no? Sono gli aspetti fondamentali che regolano la vita di un comune. Allora, se su quegli aspetti mi si dice siamo disponibili a verificare e confrontarci con il vostro programma, io lo prendo per buono. Ti ha Poi, detto così? sì, dopodiché, fatto gli incontri, non è successo nulla, e vabbè, questo fa parte della politica come fa parte della vita. Cioè, ci sono delle intenzioni, ci sono dei presupposti, si verificano, alla fine a consuntivo si traggono le conclusioni e dopo
si faranno le scelte conseguenti. Però se è così normale tutto questo, infatti dovrebbe essere normale, insomma, di andare a verificare e poi di agire di conseguenza, perché allora dovete andare a... Perché questa conferenza stampa, perché questa... Ma a noi ci pare se è così sia... tutto normale, se non è cambiato niente. No, beh, ci pare che sia doveroso, a 3 mesi dalle elezioni, dove la coalizione finalmente si è strutturata, per esempio sul proprio organigramma, ricominciamo l'attività politica in settembre di norma, è così, luglio-agosto si va in ferie, alla ripresa dell'attività politica ci sembra doveroso puntualizzare quella che è la nostra, il nostro orientamento, anche diciamo cercando di rendere ufficiale quella che è la linea della coalizione, non è quella che alcuni liberamente interpretano nei vari social network o giù di lì, insomma. La linea ufficiale della coalizione è questa, non altro. Tutto il resto sono opinioni personali che vengono espresse in maniera libera e che legittima finché non sconfinano nella... In situazioni invece che non sono più che possono andare oltre al confronto civile, insomma. E che è successo? No, adesso finora i toni sono rimasti entro certi limiti. Naturalmente il confronto ben venga, ci mancherebbe, il dialogo ben venga. Se poi c'è qualcuno che vuole andare oltre perché vuole delle rivalse personali, vuole, quindi usa dei termini, dei toni che non sono più niente che vedere con la politica, è chiaro che questo... Mi riferite a qualcuno in particolare? Cioè, non so, a Zaccherini, visto che lui ha un blog? Mi riferisco a coloro che scrivono, magari usano aggettivi o frasi che poco hanno a che fare con il libero pensiero o col dialogo, molto hanno a che fare con il tentativo di attaccare questo o quello, e quindi e sono i vostri fuoriusciti che lo fanno? Sono alcuni sì e altri sono persone che sono semplicemente lettori che però poi fanno stranamente fanno riferimento alla fine ai fuoriusciti. Sì, parliamo di sono 3-4 persone. Parliamo di un numero limitato di persone che fanno gruppo e si spalleggiano. Non avrete fatto una conferenza stampa per rispondere a questi 4? La domanda era appunto l'idea era perché fare questa conferenza stampa. La conferenza stampa è per presentare questo, se poi la stampa, per dimostrare che la coalizione c'è, che la struttura sta lavorando, che sicuramente vuole dare un servizio alla città. Poi tutto il resto sono domande che sono venute fuori giustamente dal discorso politico, passato, presente e futuro, e ci sta a allargare il campo, però l'obiettivo principale primario della conferenza stampa è quello qui, di presentare Stefano Bertozzi come coordinatore, Annalisa Gagliano e Stefania Battilani come i due punti di raccordo delle due liste civiche che con Stefano Bertozzi porteranno avanti il programma politico e faranno poi da portavoce cercando di attuare appunto questa politica del dialogo che abbiamo ampiamente spiegato. Ripeto, non significa essere in maggioranza, non significa aver già venduto l'anima al diavolo come qualcuno sui social network vuole far credere. Stiamo facendo un tentativo che può andare a buon fine. Bene, abbiamo ottenuto qualcosa per i nostri elettori. Non andrà a buon fine, pazienza, ci abbiamo provato, abbiamo impiegato un po' del nostro tempo, abbiamo messo a disposizione quella possibilità, questa giunta attraverso 2041 voti di poter dare qualcosina in più a qualche cittadino in più. Ripeto, se ce la faremo
saremo ben lieti, e penso di poter dire alla fine di aver fatto anche un buon lavoro. Non dovessimo riuscirci, troveremo altre strade, altri metodi. Sicuramente la legislatura è appena iniziata, sono passati 3 mesi e mezzo, 2 dei quali non si è fatto niente o poco niente, perché molti erano in ferie, perché l'attività politica durante l'estate rallenta. Abbiamo altri 4 anni e 8 mesi, 7 mesi per poter mettere in pratica tutto quanto c'è in quel malottino che abbiamo presentato all'inizio.